Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli. Ciao ciao a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi abbiamo due ospiti, Albert Edwin Fleury, ritrattista, pittore, tante cose, un artista. Albert Edwin Fleury, giusto? Sì, corretto, buonasera a tutti gli ascoltatori. La pronuncia è corretta, sì, perché si pronuncia la tedesca in quanto il mio nome è di origine svizzero-tedesco. Mio padre è per metà inglese, quindi inglese e svizzero per parte di padre, mentre mia madre è italiana. Quindi mi sono diviso fra le due culture, quella nord europea e quella italiana, dalla quale forse ho tratto maggiore influenza e ispirazione artistica. Sì, dal punto di vista dell'arte direi l'Italia è la patria, pensiamo al Rinascimento, della pittura. Sì, ma a partire dal Rinascimento direi l'Italia proprio è al centro dell'arte, perché comunque ha dato moltissimo in campo artistico. Pensiamo soltanto alle città di Firenze piuttosto che Roma, Venezia, e direi fin verso il barocco sia proprio al centro dell'arte a cui, diciamo, da tutto il mondo si volge lo sguardo. Ancora oggi le città che possiamo visitare sono colme proprio di meraviglie. Ecco, non ne faccio un campanilismo estremo, perché comunque anche quando andiamo a visitare paesi come Francia, Inghilterra o Germania vediamo comunque delle opere d'arte meravigliose. Il segreto sta proprio nel cercare di trarre ispirazione da tutte queste meraviglie che possiamo poter scoprire sia viaggiando sia studiando, proprio attraverso una lettura di quella che è l'arte che cambia nel tempo. Io approfitto della tua presenza perché questa trasmissione che io conduco da 18 anni, prima su una piccola radio di Milano a livello locale, poi grazie al web sono in onda su 9 radio che mi replicano con il web, è una trasmissione culturale, si parla molto di scuola, l'Italia sì è la patria della cultura, e poi viene fuori dai nostri ospiti, tra l'altro abbiamo avuto anche insegnanti di storia dell'arte che non trovano lavoro, e il leitmotiv è che la cultura, non si investe più sulla cultura in Italia. È vero secondo te, tu che sei più obiettivo, avendo una formazione sì italiana ma avendo visto anche grazie ai genitori l'estero? Sì, devo purtroppo confermare un pochino questa tendenza. Per fare un esempio anche pratico, in paesi all'estero addirittura la produzione artistica viene in qualche modo incentivata anche con sostegno pecuniario, se vogliamo vederla sotto questo profilo, agli artisti, mentre in Italia ecco non c'è nulla di tutto ciò, per cui bisogna proprio con grande sacrificio e sforzo cercare di emergere, soprattutto poi quando si fa una scelta stilistica che in qualche modo non vada ad incontrare la tendenza principale, per cui io, riproponendo anche un discorso legato alla tradizione, quindi classico, devo dire che proprio con grande sforzo sono riuscito ad emergere in qualche modo e a farmi conoscere, perché sinceramente quando si cerca di battere stile o comunque ricollegarsi alla grande tradizione artistica del nostro glorioso passato, sinceramente le porte quasi sempre si chiudono, però vedo che comunque se ci si dà da fare qualcosa prima o poi arriva, ecco. Allora, un messaggio per i giovani: non mollate. No, assolutamente non mollate. Se vi chiedono, soprattutto agli artisti mi rivolgo, quando avete un'ispirazione, avete un sogno, credeteci e andate avanti, perché con sacrificio poi i risultati prima o poi vengono. E soprattutto bando al pessimismo, bisogna veramente essere costruttivi e aver voglia di fare, poi le cose vengono man mano. Certo, ogni traguardo ha un sacrificio, per cui se c'è da rinunciare a un sabato sera, a una domenica perché c'è da fare qualcosa, bisogna insomma darsi anche da fare, ecco, perché sennò i risultati non arrivano. Lo dicevi comunque a livello di arte in generale o della pittura? Diciamo, a livello di arte in generale calza perfettamente, proprio per la difficoltà, e mi ricollego a quello che tu dicevi prima, cioè che non c'è un grande investimento in Italia sul fronte artistico e agli artisti, mentre è naturalmente un qualcosa che è applicabile in tutti i settori, perché lo stesso
poi... se tu ci credi e lo vuoi portare avanti, bene o male poi i risultati arrivano, ecco. La radio è fatta di momenti musicali, so che proprio arte, musica classica, ti piace la musica classica? Io la adoro, infatti mi accompagna sempre mentre eseguo i miei ritratti e ascolto anche altri generi musicali, però devo dire che la classica, forse anche perché ho sempre suonato anche pianoforte, per cui l'ho sempre sentita molto, molto vicina al mio essere. E allora restiamo in tema, è primavera, la primavera di Vivaldi. Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, sempre con Albert. Albert, la passione per l'arte nasce per la pittura quando? Dai tempi della scuola, ancora prima? Direi ancora prima, nel senso che io proprio fin da piccolo piccolo ho sempre amato il disegno, quindi già ricordo ad esempio alla scuola materna che la mia materia, per così dire, se di materia possiamo parlare a quell'età, era proprio il disegno. E in più occasione la stessa suora, all'epoca si erano le suore, chiamò mia madre per mostrarle un disegno che io avevo fatto, in quanto lo trovava piuttosto particolareggiato rispetto all'età che avevo, forse avevo 4 anni più o meno. Quindi devo dire la verità, credo in un certo qual senso di essere proprio nato con l'amore per l'arte, per cui la mia scelta anche nelle visite all'interno delle chiese era proprio quella di poter andare ad ammirare le decorazioni, dipinti che troviamo in esse, per cui è stato proprio un amore a prima vista mio, e poi si è materializzato su quello che è il ritratto, quindi viaggiando spesso, proprio anche grazie al fatto che comunque i miei genitori erano, mio papà più che altro era inglese, avevamo occasione in questi viaggi di poter fermarci nelle varie città francesi e tedesche e quindi poter visitare quei musei, tra cui appunto la bellissima Reggia di Versailles, in cui ho potuto ammirare quegli splendidi ritratti. Ecco, da lì il sogno di poter un giorno portare avanti quel discorso, quindi di ritrattistica così particolareggiata, indagatrice nei confronti dei soggetti, e di riproporla poi in un contesto quindi attuale, più moderno. E per cui da lì le mie scelte scolastiche sono state quelle inizialmente del liceo artistico. Oh, logico, finalmente qualcuno che fa un... sì, a 14 anni proprio ho fatto questa scelta, perché a onor del vero è stata una scelta un po' difficile, perché avrei voluto fare anche conservatorio, però ci si trova un attimino un bivio e si deve scegliere qual è l'amore maggiore, e in quel momento proprio ho sentito la passione maggiore era quella per le arti figurative, sicché il pianoforte è diventato un qualcosa che mi distende, quindi posso suonare proprio per il piacere di farlo, e la pittura invece diviene proprio parte della tua vita, per cui cioè, te ne accorgi anche perché rispondi a una telefonata, intanto la mano parte e disegna, per cui sei sovrappensiero e stai disegnando, e quindi da lì la scelta proprio del liceo artistico. Quindi scuola materna, dalle suore, liceo artistico, pubblico, privato? Io vivo vicino a Busto Arsizio, per cui l'unica scuola che c'era era il liceo artistico qui a Busto, che era statale, però devo dire molto, molto buono come liceo. Difatti c'era lo studio della figura umana dal vivo, che non tutti gli istituti d'arte fanno, spesso si lavora più che altro con i gessi, però un conto è la copia del gesso, che comunque è statico, e un conto invece la figura umana dal vivo, dove hai la modella o il modello che posano, e quindi hai modo di studiarli al meglio. Una volta terminato poi gli studi al liceo artistico, ho proseguito per la facoltà di architettura, poiché tu lo sai, una volta terminato gli studi artistici hai una scelta da fare, o proseguire nel senso architettonico oppure in quello all'accademia. Ovviamente i genitori si preoccupano sempre dei propri figli, del loro futuro, e quindi la scelta è ricaduta un pochino, anche influenzato dai miei genitori, verso architettura, e poi mi dicevano, beh, comunque poi il pittore potrei sempre farlo comunque. E appunto ho frequentato la facoltà di architettura al Politecnico di Milano, però comunque sia l'amore per l'arte dirompeva sempre, ed è stato quel punto che ho proprio deciso di scegliere la strada dell'arte, della pittura, e di cominciare a fare le prime esperienze proprio. Io uscivo che avevo 18 anni, 19 anni, partivo proprio con l'auto carica di quadri, facendo
facevamo queste estemporanee con le varie associazioni, l'Associazione di Milano, la Fiango, la Scoduomo e varie associazioni, insomma, che organizzavano varie mostre. E in questo periodo io legherei proprio la mia formazione da ritrattista, perché ho avuto modo proprio di fare molta esperienza, quindi con soggetti a me sconosciuti, quindi non più parenti, amici o comunque soggetti che non conosci molto bene, e da lì ho cominciato proprio a farmi le ossa in questo settore. Gli esordi, e quindi sei solo un ritrattista o fai anche altro? Perché ho visto i ritratti stupendi, tra l'altro. Beh, io, diciamo, mi sono poi specializzato nella ritrattistica perché è sempre stato la mia grande passione, come ti dicevo, fin da piccolo. Realizzo anche dipinti di genere, quindi anche religiosi, palle d'altare, piuttosto che soggetti sacri. Che è un'attività che affianco naturalmente alla rappresentazione del ritratto, però il ritratto inteso proprio come forma, così, rappresentazione del soggetto, rifacendomi a quella che era la tematica sia settecentesca sia ottocentesca. E io traggo proprio ispirazione da quegli artisti che hanno saputo infondere nei loro ritratti una corretta impostazione e somiglianza e soprattutto una visione estetica anche del soggetto, per cui io amo molto sottolineare quelli che sono i caratteri di pregio nel soggetto che ho di fronte, per cui in particolare taglio di occhio piuttosto che una folta capigliatura o una particolarità nelle mani o proprio nella figura stessa del soggetto che devo andare a ritrarre. Ecco, io credo proprio che questi elementi debbano essere in qualche modo valorizzati in maniera tale da rappresentare poi al meglio quello che è il soggetto che abbiamo di fronte. Siamo in radio, non possiamo vederli, ma invito intanto i radioascoltatori a visitare il tuo sito. Il mio sito è www.albertfluri, con la Y finale però, .com. Ecco, nel sito potrete visionare così alcuni miei lavori, alcuni miei ritratti, che appunto mi hanno portato ad uno studio approfondito di quello che è il mio sentire arte, per cui un ricollegarmi proprio al nostro passato, alle nostre radici culturali e storiche dell'epoca che ho citato, e autori particolari ai quali io mi ispiro maggiormente sono forse sconosciuti ai più, sono Gainsborough, che era un grande ritrattista del Settecento inglese che invito tutti gli ascoltatori a visionare, le cui opere sono esposte per esempio alla National Gallery di Londra, e c'è quest'opera stupenda che proprio mi è entrata nel cuore, che è La passeggiata del mattino, in cui c'è questa giovane coppia di sposi che passeggiano con un cane in questo bosco, quasi a essere una fiaba. Infatti questo ritratto è piuttosto conosciuto perché è stato impiegato più volte quale copertina di alcuni libri, alcuni testi. E poi vorrei citare anche la francese Elisabeth Louise Vigée Le Brun, che era l'attrice di Maria Antonietta di Francia, e è stata una grande ritrattista dal punto di vista estetico, in quanto proprio lei tendeva a posizionare i suoi, a collocare i suoi soggetti in maniera molto estetica, quindi facendo grande attenzione alla simmetria, cosa che per me è fondamentale, per cui un'opera dal mio punto di vista e dal punto di vista estetico, se non gode di una buona simmetria, cade, si dice che cade un'opera quando non è sostenuta da un disegno corretto. Ecco, questo è il mio sentire, poi naturalmente opinabile perché ciascuno ha la propria opinione, però nel mio fare arte, ecco, la simmetria, il corretto equilibrio degli elementi di luce, di ombra e di collocazione di tutti gli elementi sono molto importanti per creare armonia poi alla fine. L'impressione che io ho avuto, vedendo i tuoi quadri, di un artista di un altro tempo, oggi è tutto diverso anche l'arte, possiamo dire alcuni committenti? Sì, certo. Io lavoro per una clientela molto variegata, nel senso che come il grande Annigoni non pretendo di lavorare solo per committenze altolocate, ma amo ritrarre anche le persone di ogni giorno, quindi le persone che possiamo incontrare, la ragazza della porta accanto, per dire. Tra le committenze però importanti posso citare ad esempio la Cassazione, quindi ho realizzato il ritratto del primo presidente Ernesto Lupo l'anno scorso, in quanto storicamente dal 1891 ad ogni cessazione di mandato del primo
presidente, viene realizzato un ritratto appunto del primo presidente, per cui c'è questa bellissima galleria al primo piano del palazzo, quello che i romani chiamano il palazzaccio per intenderci, che adibita proprio una vera e propria pinacoteca di ritratti di tutti i primi presidenti che si sono succeduti da quell'anno ai nostri giorni. Altri ritratti che potrei citare sono quelli dell'arcivescovo Renunzio Apostolico, Antonio Guido Filippazzi, che ho ritratto in occasione del suo 25° anniversario di sacerdozio. C'è stato appunto questo festeggiamento a Gessate, che è appunto la cittadina d'origine dell'arcivescovo. Altre committenze, dunque, potrei citare ad esempio la Marchesa d'Aragona, l'ultimo ritratto che ho eseguito e che è stato presentato a Roma lo scorso dicembre, che per intenderci ha partecipato a Pechino Express, per cui è diventata una celebrità, ora frequenta molto la televisione, per cui la si può trovare sia su Rai 1 piuttosto che altre emittenti televisive. E poi cosa potrei citare ancora? Alcune committenze religiose, quindi ho eseguito un San Sebastiano che mi è stato commissionato dai Conti Vignati per la cappella di San Sebastiano a San Giglio in provincia di Torino, per cui chi fosse nella zona e volesse andarlo così a visionare dal vero può appunto andare alla chiesetta di San Sebastiano, una cappella di San Sebastiano a San Giglio di Torino, oppure la crocifissione per la chiesa del Santissimo Redentore di Legnano in provincia di Milano. Ecco, questi per citare, diciamo, i più recenti e i principali, diciamo così. Albert, hai mai fatto ritratti per politici? Dunque, ritratti per politici, devo dire la verità, al momento no, politici non, salvo un ritratto, però non possiamo parlare di politica, perché in un certo senso la famiglia reale non rientra in maniera definita nella politica. Ritrassi il principe William d'Inghilterra quando compì 18 anni nel 2000 e fu in collaborazione con una galleria di Milano, questa cosa molto bella, tra l'altro, perché poi uscirono anche articoli sul giorno, quindi per me che ero così piuttosto giovane è stata una bella esperienza, per cui a livello di politica mi fermo lì, perché altri soggetti che comunque facciano parte in qualche modo di un governo, no, al momento no. Allora, c'è sempre una prima volta per tutto. Abbiamo Gianfranco Guarnieri, il nostro imitatore, che parla dell'arte e di Albert con la voce di Grillo, di Berlusconi e di Renzi. Ascoltiamo cosa ci dice Gianfranco con le tre voci. Albert, mi consenta, lei deve fare il ritratto anche a me, ex cavaliere, ex senatore, ex premier, ma sempre il Berlusca. Il ritratto di Dorian Gray, cioè Albert, lei deve ritrarre me, Matteo Renzi, il quadro resterà sempre giovane, cioè con la mia faccia, mentre io invecchierò e diventerò come Silvio, cioè lo sono già, nelle sparare palle. Belli questi ritratti, Albert, lei deve fare anche il ritratto di Re Giorgio Napolitano, mi raccomando, eh. I lavori di Albert oggi, cosa stai facendo di bello? Allora, attualmente proprio nell'immediato sto portando a termine tre ritratti, quindi il ritratto di una ragazza che si è appena laureata, quindi un ritratto di laurea, poi un ritratto di un antenato, quindi un religioso, un antenato dei primi dell'Ottocento, e poi il ritratto a figura intera di un nobile contemporaneo italiano. Quindi proprio nello specifico, e li ho qui di fronte a me, sono tre tipologie diverse, completamente diverse, di ritratto proprio che sto appunto portando avanti. E mentre andava il brano musicale parlavamo anche del premio Stile Italiano. Io lo dico ai radioascoltatori, aspettate, abbiamo fatto la prima edizione il 25 gennaio, andremo senz'altro dopo l'estate e coinvolgiamo anche Albert, e Vittorio Sgarbi, Achille Bonito Oliva, altri critici, ne parleremo poi. Molto piacere. Sì, ne parleremo poi nelle prossime puntate, nei prossimi. Stupenda. Ciao Albert, grazie. Massimo, grazie a te e un saluto speciale a tutti gli ascoltatori.